Eccoci allora nel cuore della metropolitana di Farnese. Sono le 4:10 del mattino, sto andando verso Torino, dove il Politecnico mi sta aspettando per il collaudo della pompa di calore geotermica che abbiamo fornito e che è stata installata nella nuova sezione della metropolitana, un progetto innovativo, unico nel suo genere. Oggi è una giornata importante perché accenderemo la pompa di calore geotermica che recupera il calore dal tunnel della metropolitana nuova di Torino per sfruttarlo e riscaldare un potenziale edificio posto al di sopra della metropolitana. È un progetto che ha destato molto interesse da parte della comunità scientifica perché è unico nel suo genere, è stato brevettato dal team del Politecnico e veramente sono orgoglioso di poter far parte di questo progetto. Se è la prima volta sul mio canale, ricorda di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco. Tra tutti i produttori di pompe di calore, i professori del Politecnico hanno scelto noi come fornitori. Perché? Beh, perché ha trovato nella nostra squadra un alto livello di specializzazione sul settore delle pompe di calore che ormai è raro trovare, visto che un po' tutti sono dei generalisti. L'altro motivo è legato all'alta efficienza dei nostri sistemi, ma il terzo e principale motivo è perché siamo riusciti a fornire un sistema avanzato di controllo da remoto per poter controllare consumi ed efficienza senza dover intervenire in cantiere. Stiamo entrando in cantiere qui in centro Torino ed ecco che stanno costruendo la metropolitana nuova in fondo. Ora scendiamo in cantiere. Allora, lo specialista studia sulla scrivania all'ufficio, ma poi impara in cantiere. Qui siamo nel cuore della metropolitana nuova di Torino, dove sono state inserite le sonde per la geotermia all'interno del tunnel in cemento. Allora, stiamo impostando i parametri della pompa di calore. Un'altra pompa di calore è stata collaudata, ora è online, per motivi di sensibilità dei dati non posso mostrarvi i dati che stiamo raccogliendo. A questo punto ti do appuntamento alla prossima avventura. Ciao!